I extrudel di ortaggi e intrudel di roviola in salsa di limone. Sì, ma cosa mangiamo? In partnership. In partnership. In partnership. Guardatemi, signore. Guardatelo. Siete una scuola insieme. Buonasera signori, ecco il primo piatto previsto nel menù. Abbiamo già detto che prima che un quindi praticamente partiamo subito con un extrude di ortaggi con intrude di roviola affumicata. No, allora scusate, intrudel di extrudel di ortaggi con intrudel di roviola in patrici. Guardiamoci insieme. Verticale. Notare il concetto della I come viene ripreso sempre, signori. È una I lungobarra. La I di intrusion, di intrusion. In Cuba. Manca uno. No, è allergico al formaggio, non mangia formaggio quello lì. Approfitterei della mia presenza della vostra passata. Buonasera signore e signori, la presenza qua per quella che è venuta un'abitudine dalle nostre parti, in questo caso coincido per una breve decantazione delle acque e dei vini che verranno messi in tavola durante la vostra cena di questa sera. In realtà il termine di decantazione per essere utilizzato da persone adesso proprio vogliamo annunciare questo che si fredda, scusate se interrompo, guardami questo extrudel. Allora, scusate signori, extrudel di ortaggi con extrudel di ortaggi con intrudel di roviola in competition, no, in partnership, non competition, in partnership, da capo, ferma, per cortesia, dai, extrudel di ortaggi con intrudel di roviola in partnership, guardatemi. Se vogliamo la sfera centrale più o meno quella estremamente discutibile, resta il fatto che la mia decantazione sarà quindi detta assolutamente nella sua accezione, ma ci mancherebbe anche la sua decantazione, sì, testo in cui si può prima di che di marzo
tecnica dei nostri miei, la seconda, no, la prima, la seconda, prima tecnica delle medie di marzo. Se riuscivamo a superare per ancora una settimana, rimanere lì come signore Brasone, se allora, ogni 12 anni, forse verso quella data potrei cominciare a stappare una bottiglia. Almeno possiamo vedere. È meramente sornativa la bottiglia che presento, potrebbe essere anche ribaltata, piegata per una ringrazio per il supporto che mi dà tenendo il seguente una privata posso regalare. Involtino sinergico. Involtino sinergico di Zenzer. No, quanto è il segno? Triangolo. Involtino sinergico di rombo e radicchio. Con zenzero con lenticchie, un letto di lenticchie, non c'è, vediamo remoto e precoce. Remoto, stiamo facendo i pagliacci. Per cortesia, questa è una scuola di cucina, per cortesia, dai, su, respira, da capo, guardami. Mi fai sentire. No, quello metto perché questo è un esperimento, se non sono un esperimento, non sono preparato. Tu devi preparare, dai, su, para. E lenticchie no. Si può imparare con un certo sapore di allora, ha ragione, non si può essere per la difesa del personale. Siamo insieme, a tutti, respiro. Non sporcare, respira adesso. È già un pesante. Ci guardo il piatto. Si fretta. Aiuto. Non tocchi, non tocchi. Non tocchi. La lenticchia è lo... Allora, i volpini. Sinergico. Con non le sinergici sono tre sinergici rombo remoto e zenzero con le chicche remote ti passate la mano locale locale rombo con radicchio prego signori insieme buon appetito freddo non è freddo signori prego grazie.
Ci sto. Cortesia. Mangiate insieme. Mangiare insieme. Sappiamo tutto sulle è che se possibile ma se te non è la sua tablet Mrs. John sorry she's work here Schuldige was machen Sie hier? Che cosa sta facendo qui in questa sala? I don't understand you. Che cosa sta facendo qui in sala? What are you doing here? Are you looking for Mrs. Jones? There's no Mrs. Jones here, so please, what are you looking for? Are you looking for Mrs. Jones? You know, Mrs. Jones. Where's Mrs. Jones? Non dico questo, se non capisci tu. Guarda che il tiro del corretto ce l'ha. No, Mrs. Jones here. Sì, stasera con il menù eravamo larghi, siamo stati larghi col menù stasera.
ci stiamo preparando per il dolce, io sto ponendo il piatto sul tavolo. Tu lo giustapponi. Io lo sto giustapponi. Lo giustappongo, certo. E lo sottoscrivo. Benissimo, l'hai scaricato? L'ho scaricato, ma... L'hai inzippato prima? Prima l'ho inzippato, ma adesso poi l'ho scaricato giù il tavolo. Infatti, il signore me l'ha... Adesso afflugalo, per cortesia afflugalo. Afflugalo? Sì, toglielo. Adesso, perché lo devo afflugare? Perché non vanno sul tavolo il servizio, non è... La francese è importante. No, il piatto va giù. Sì. Il piatto va giù. Vorrei una conferma. Non lo vuole approdato. Voglio una conferma ufficiale. Già approdato non lo vuole. Allora, a maggior ragione, voglio una conferma ufficiale. Non gli frega un cazzo, approdato non lo vuole. Testualmente? Testualmente. Questa è la stringa? Questa è la stringa che lei... Stringa di comando è quella. Secondo me io non lo vuole. Non lei capire. Allora, lei mi faccia una cortesia. Cambi sito. 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 Sito nel senso di assetta. Cambi sito e si sottoponga. Perché me ne credo sito. Ah, non mi ricordo. Bella questa. Sono pugliese. Entrambi c'è una liaison, sono fantastico. Clicca qua, scarica, è un pop-up, o metti la barra di Google, se no si scarica anche qua. È un'interfaccia, stessa faccia, stessa razza, è una tassa. Signorina, si chiamami un metro, chiamo un metro, signorina, prego, promossa all'estate, ufficialmente ci stiamo preparando. Beh, tutte e due, venite tutte e due. Ma certo, ne abbiamo meglio. Ci stiamo 2 metri, due metri e mezzo. Prego, ci stiamo preparando il dolce, per il dolce. Io sto ponendo giù il piatto, lui li sta ritirando. Adesso se io li metto giù e lui li ritira, io li metto giù e lui li ritira, lui li metto giù e lui li ritira. Basta. Che ora facciamo? Per cortesia, volete chiarire al mio collega, il piatto del dolce va giù, sì o no? Il servizio del dolce è alla francese, impiattato, al guérigon, alla russa. Come serviamo questo dolce questa sera? Com'è? Ciao, buon progetto. Com'è? All'italiana. Quindi? Il piatto va giù, sì o no? Sì, alla russa, sai com'è? No, è evidente che no. È un'interfaccia. Il piatto non va giù, malgrado l'interfaccia che stai utilizzando, è patata. C'è una new entry. Il piatto va giù, sì o no? No, assolutamente no. Ho sbagliato. Tu hai tanto e io ho ragione, grazie. Tu hai ragione, io torto. E io ho ragione, tu hai stato grazie tanto. Sai perché hai ragione? Dai, dillo, grazie. Sai perché hai ragione? Dai, dillo. Perché sei un leccapiedi! Ecco perché hai ragione! Leccaculo, volevo dire! Ah, ecco! Mrs. Jones! Who is Mrs. Jones? Mrs. Jones? Mrs. Jones? Mrs. Jones? Mrs. Jones? Thank you.
Gracias.